Ciao a tutti, oggi parliamo dell'insufficienza del pancreas esocrino nel cane e nel gatto. Intanto iniziamo con la definizione. Insufficienza del pancreas esocrino, fondamentalmente abbiamo un'insufficienza nella produzione soprattutto di lipasi a livello di pancreas esocrino. Questo avviene quando abbiamo la distruzione del 70% degli acini pancreatici. Avviene fondamentalmente per due patologie. Una è l'atrofia acinare pancreatica, molto frequente nel pastore tedesco e in alcune altre razze, come per esempio nel pastore scozzese a pelo lungo, può essere frequente. Sembra essere una malattia ereditaria e c'è la distruzione fondamentalmente del pancreas esocrino. Sembrerebbe essere una malattia autoimmune perché la parte di pancreas endocrino, quello che produce insulina, glucagone, invece rimane intatto, anche se si sospetta una malattia autoimmune, ma non c'è risposta fondamentalmente ai glucocorticoidi o comunque alle terapie immunosoppressive. Un'altra causa di insufficienza del pancreas esocrino è la pancreatite cronica, quindi cani che hanno nella vita continui episodi di pancreatiti possono ovviamente poi avere una pancreatite cronica terminale, quindi il pancreas non funziona più e quindi andare in insufficienza del pancreas esocrino. Nel gatto questa è la prima causa, la pancreatite cronica. Poi ci sono altre cause, ma sono più rare fondamentalmente. Quindi il concetto è che il pancreas esocrino non funziona più correttamente, non vengono liberati gli enzimi pancreatici e quindi noi cosa ci troviamo? Tendenzialmente ci troviamo un cane che dimagrisce, ha una fame, diciamo un appetito famelico, ha veramente tantissima fame, dimagrisce e molto spesso ha una diarrea, una steatorrea, una diarrea grassa, gialla tendenzialmente, e questa diciamo è la sintomatologia clinica di un cane o di un gatto con insufficienza del pancreas esocrino. La caratteristica fondamentalmente di questa diarrea è proprio grassa, proprio perché mancando le lipasi la digestione dei lipidi è praticamente compromessa. La diagnosi di insufficienza del pancreas esocrino come avviene? Tendenzialmente abbiamo un esame del sangue praticamente normale, possiamo avere un'ipoproteinemia causata ovviamente dalla enterite secondaria e quindi potremmo avere un'ipoproteinemia, ma generalmente il quadro ematico e ematologico, ematochimico è nella norma. Tendenzialmente l'esame specifico per fare diagnosi di insufficienza del pancreas esocrino è la TLI, che tendenzialmente in un cane con insufficienza del pancreas esocrino è bassa. Poi potremmo avere bassa anche la cobalammina perché viene assorbita a livello intestinale, a livello ileale, solo grazie alla produzione del fattore intrinseco da parte del pancreas esocrino. Quindi, in carenza di questo, la cobalammina fondamentalmente diminuisce. Potremmo avere un aumento dei folati perché, venendo a meno, diciamo, la formazione di cobalammina, le lipasi, c'è molto spesso contemporanea all'insufficienza del pancreas esocrino una SIBO, o meglio una small intestinal overgrowth bacterial, cioè una sovraccrescita batterica a livello intestinale che non permette poi l'assorbimento anche di altre sostanze e quindi fondamentalmente potremmo avere un'enteropatia batterica contemporanea all'insufficienza del pancreas esocrino. Quindi folati potrebbero essere alti a causa di questa sovraccrescita batterica. La terapia fondamentalmente è abbastanza semplice da capire. Il pancreas non produce più gli enzimi pancreatici e quindi bisogna somministrare oralmente gli enzimi pancreatici, molti di quelli vengono inattivati dai succhi gastrici e quindi chiaramente bisogna stare, la difficoltà sta fondamentalmente lì.
quindi di solito si inseriscono all'interno del cibo e si somministrano con il cibo. Un'altra, a volte si fanno delle terapie antibiotiche per ridurre la sovraccrescita batterica, si aggiunge la cobalammina, chiaramente, che è carente. Fondamentalmente la terapia è riuscire a migliorare l'aspetto sia delle feci, quindi avere un cane che torna ad avere delle feci più formate, perché fondamentalmente vanno veramente con queste feci quasi acqua, giallastra, ricca in grasse, quindi cercare di ritornare, diciamo, una forma più normale delle feci, e chiaramente questo permette anche chiaramente di ridurre tutta la problematica enterica causata dall'insufficienza del pancreas esocrino, quindi andare a ridurre i batteri a livello intestinale. Generalmente le prognosi possono essere buone, ovviamente nei cani con una gravissima atrofia del pancreas tendenzialmente la prognosi è molto riservata. A volte, invece, nei soggetti con pancreatite cronica abbiamo anche il problema del diabete mellito, cioè anche il pancreas endocrino in quel caso lì viene coinvolto, e quindi abbiamo sia l'insufficienza pancreas esocrino che ovviamente il diabete mellito a causa della mancanza di insulina. Spero che questo video vi sia stato utile. Se vi interessa, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video.